Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È ritornato il campionato, aggiungo meno male perché è mancato veramente tanto, ma come è tornato il campionato sono tornate a flotte subito le polemiche arbitrali. Allora, cominciamo subito senza giri di parole. Ieri si sono viste due partite dove in una di queste due l'arbitro sinceramente è stato nettamente peggiore in campo. Cominciamo con Parma-Juve. Gli episodi di denota sono due: il gol annullato a Ronaldo, il gol che sarebbe stato il gol del 2-0, annullato. Non voglio far polemiche, non sono un complottista, mi limito a dire che la tecnologia 3D è perfetta su ogni angolazione, quindi se viene dato il fuorigioco su Ronaldo è perché probabilmente la tecnologia 3D, che ha delle telecamere che noi non vediamo, ha rilevato che anche se un millimetro Ronaldo era oltre e quindi è fuorigioco. Sui fuorigioco dobbiamo toglierci ogni minimo dubbio e convincerci che la tecnologia 3D veda meglio di noi, perché alla fine è così, cioè, quindi dobbiamo dare fiducia agli arbitri e alla tecnologia 3D. Quindi quello di Ronaldo, anche se mi ha fatto innervosire, soprattutto perché un gol a me è piaciuto tantissimo, la giocata che ha fatto ubriacando Bruno Alves, però purtroppo se era oltre la linea è giusto fischiare fuori gioco. Il secondo episodio di cui volevo parlare è il fallo di Gervinho su Pjanic. Gervinho sale volontariamente sulla caviglia di Pjanic, è rosso tutta la vita, non mi spiego come mai il VAR non sia intervenuto per come posso dire, consigliare perlomeno al signor Maresca di controllare le immagini. Gervinho ha fatto oggettivamente un fallo brutto da rosso, perché poteva veramente rischiare di far molto molto male a Milan e Pjanic. Lasciamo dunque Parma-Juve adesso alle spalle, andiamo invece a parlare di Fiorentina-Napoli, partita scoppiettante. E ragazzi, cosa ci vogliamo dire? Cioè, allora, cominciamo con gli episodi, se proprio, però francamente, oggettivamente, ieri Massa è stato e Valeri al VAR sono stati oggettivamente non da bocciare di più. Cioè, sinceramente, mi auguro che questa partita faccia capire alla Lega Arbitri che probabilmente Massa e Valeri non hanno ancora immagazzinato bene le ferie, perché non è possibile. Cioè, ho visto un episodio su tutti, sinceramente lo trovo allucinante. Cominciamo con la Moviola. Rigore di Zielinski c'è. Rigore per la Fiorentina c'è. Zielinski non è una questione di tocco, perché ho sentito delle robe ieri sera, il braccio 8 decimi, 1 quarto, 7 quarti, non cambia una mazza. Zielinski è rigore perché va a contrastare col braccio largo. Quando tu vai a fare un contrasto col braccio largo, sei consapevole che se il pallone finisce su, finisce, sei in calcio di rigore. Faccio un altro esempio. Il signor Brozovic si sdraia dietro la barriera per evitare che la palla passi sotto. Bella mossa, tutto quello che volete, ma ha sempre il braccio così. Se prende il pallone con la mano, lui è consapevole perché si è posizionato così, e quindi è rigore. Cioè, questo Brozovic, per fare un esempio, Quindi quello di Zielinski è palesemente calcio di rigore, ovviamente senza cartellino perché non è volontario, ma è calcio di rigore. Quindi lì, in quel caso lì, Massa col VAR, perché non l'aveva dato subito, col VAR ha dato un rigore che era sacrosanto, insomma. Ma era rigore anche l'anno scorso, non era rigore solo quest'anno. Rigore quest'anno e rigore l'anno scorso. Poi, secondo episodio, quello forse dove c'è tutta, come posso dire, tutte le polemiche sono venute fuori, il rigore su Mertens. Ora, io posso capire che Massa, nell'impeto della partita, sia cascato su un episodio perché poteva pensare ci sia stato un aggancio, ci sia stato qualcosa. Ma il VAR, ma come fa il VAR a fare un errore così grossolano e a non dire a Massa, poi si è tuffato, precisiamo che Pulgar non prende il pallone di braccio, perché qualcuno ha detto, ma ha presa di mano Pulgar, no, Pulgar ha preso di spalla. Il rigore di Mertens è oggettivamente un regalo grave. Tra l'altro Mertens recidivo, e io mi auguro che prima o poi la prova TV venga inserita, perché continuo a trovare ingiusto che l'unico penalizzato dalla prova TV è stato Milos Krasic. Tra l'altro sul rigore che non ha portato vantaggio alla Juve allora, perché Iaquinta lo sbagliò e abbiamo pareggiato 0-0 con Bologna, però Krasic si è preso 3 giornate. La mia domanda è: perché non dare la squalifica a Mertens, che è recidivo, plurirecidivo, è uno dei più grandi simulatori del mondo, se non il più grande probabilmente in questo momento, francamente. Cioè, questo rigore ha delle imbarazzate. Cioè, io fossi giudice sportivo darei 3 giornate a Mertens e terrei Massa e Valeri lontano dai campi di calcio per un bel periodo, perché
hanno da capire, perché Massa, tra l'altro, ma io non lo dico per campanilismo, perché l'anno scorso Massa ha sbagliato anche pro Juve, ma fa degli errori così grossolani che mi fanno sinceramente ogni volta che vedo Massa ad arbitrare mi si alza la pelle, i peli la pelle d'oca, perché so che probabilmente qualche cavolata la farà o in un senso o nell'altro. Invece quello che è più grave è che il signor Valeri non sia intervenuto per aiutare Massa in quel caso, perché l'errore non è che è chiaro e evidente, è clamoroso l'errore di Massa in questo caso qua, uno dei casi peggiori da quando c'è il VAR, perché forse peggio addirittura dell'anno scorso quando c'è stato il fallo di mano della Fiorentina, dell'Inter, che ha dato un rigore alla Fiorentina vergognoso. Ecco, forse simile, grave quanto quello, forse secondo me ancora più grave, perché qua siete proprio, la simulazione di Mertens è vergognosa e antisportiva, quindi assolutamente da condannare, e francamente anche il signor Valeri deve intervenire. Non è intervenuto, mi auguro che si prendano qualche provvedimento sia su Mertens ma anche sui giudici di gara, perché francamente vedere robe del genere non si possono vedere, ecco. Cioè, capisco l'errore, può starci, avesse convalidato il gol di Ronaldo era su un millimetro, non avesse dato, guardate cosa mi vengo a dire, non avesse dato il rigore di Zielinski poteva scappare perché era una palla veloce, ma questo qua francamente no. Andando avanti la partita, non è che ci sono grandissimi episodi di cui parlare, tranne al 91esimo, quando Ribéry entra in area steso da Isai. La Fiorentina chiede il rigore, per completezza io voglio dirvi, è assolutamente ammonizione e calcio di punizione, perché il fallo è fuori area. La cosa clamorosa è che anche questa volta Massa non vede assolutamente nulla, e oggettivamente non vedere il fallo di Isai su Ribéry, non lo so io come sia stato possibile non vedere quel fallo, perché Ribéry viene proprio preso per i bracci e tirato giù da Isai, è palesemente fallo e ammonizione e l'arbitro non l'ha visto. Quindi insomma, diciamo una serata completamente negativa per Massa e per Valeri al VAR. VAR in questo caso non poteva intervenire perché comunque era fuori area, quindi fuori area non era un fallo da rosso diretto, quindi assolutamente stavolta Valeri ha fatto bene a non intervenire, però diciamo che l'errore grossolano e grave resta. Ragazzi, chiudo qua il video, come avete capito insomma è iniziata la Serie A, ma è iniziata con queste polemiche subito. E siamo alla prima giornata, e soprattutto all'anticipo della prima giornata, stasera si replica e domani vediamo insomma. E vi dico subito che questa è una rubrica che farò ogni volta che ci sarà un big match, che ci sarà qualche episodio dubbio, metterò dentro questa rubrica. Chiaramente quando ci saranno partite dove non ci sarà nulla non lo metterò nemmeno, perché francamente lascia il tempo che trova. Dirò soltanto appunto, come ho detto, nel momento che si vedrà posso dire che si vedrà come ieri sera qualche episodio dubbio. Ultima cosa la devo dire, io quando ho un dubbio vado dal maggiore esperto probabilmente in Italia di Moviola, cioè vado dal blog di Luca Marelli e vado a leggere da regolamento cosa dice appunto il regolamento quando ho un dubbio. Avevo un dubbio su cosa di Zielinski, non tanto se non fosse rigore o fosse rigore, quanto perché sentivo le telecronache che dicevano braccio a tre quarti, braccio a sette quarti, braccio di qua, braccio di là, e ho notato che questa cosa è una boiata. In realtà è fallo, come vi ho detto prima, solo perché si è preso lui il rischio consapevole che se avesse, cioè col braccio largo, quindi, ed era rigore anche l'anno scorso, perché io ho sentito ieri sera la telecronaca, ma non mi stupisco, perché chi faceva la telecronaca ieri sera è quello che litigò con Allegri l'anno scorso sparando una marea di cavolate senza senso, ma è sempre stato uno che spara cavolate spesso senza senso, quindi non è che mi stupisce molto, mi stupisce che ancora le facciano fare le telecronache a certi personaggi, questo sì, ma non che lui dica queste cose. Comunque, ragazzi, a me non resta che salutarvi, dare appuntamento col prossimo video del canale. Ciao a tutti.